svolgerò una serie di considerazioni di carattere generale sul rapporto tra il diritto e il fattore religioso, in particolar modo sul rapporto tra il diritto pubblico e il fenomeno sociale religioso, riservandomi di intervenire nuovamente su una serie di questioni pratiche legate al corretto esercizio del diritto fondamentale di libertà religiosa, di cui innanzitutto all'articolo 19 della Costituzione italiana, alla luce di quelle che sono le trasformazioni di carattere multiculturale e multireligioso in Italia e ovviamente nella dimensione europea. Il tema della religiosità, se noi lo poniamo sotto la lente di osservazione del giurista che studia il diritto costituzionale, ebbene, può rappresentare un'ottima cartina di tornasole per evidenziare i contorni di una serie di crepe che si sono via via aperte nelle dinamiche della società italiana e che sono una conseguenza innanzitutto del rinnovato sviluppo in chiave pluralistica della stessa. E nello stesso tempo è utile questa cartina di tornasole per evidenziare, al contrario, tutta una serie di zavorre che sono innanzitutto differenziabili per tipologia e forma dal punto di vista politico e dal punto di vista giuridico e che sono una conseguenza delle stratificazioni di carattere storico-sociale legate al vissuto culturale del nostro paese, ma anche una conseguenza di un lavorio esercitato da una certa retorica d'apparato che è stata costruita attorno ad esse. Il nostro è certamente un paese di avanzata cultura democratica, che però continua a dover fare i conti con il persistere ostinato di queste anomalie che ho appena enunciato e che seguitano a generare una serie di ritardi dal punto di vista dell'orientamento della società verso certi fini, verso certi principi, verso certi valori e che costituiscono nello stesso tempo una serie di ostacoli per l'ordinamento giuridico nella ricerca delle soluzioni più adatte a risolvere i problemi della convivenza e della pacificazione. La religiosità come fenomeno sociale appartiene senza dubbio alla sfera dei diritti inviolabili dell'uomo e nella prassi manifesta tutto un insieme di intrecci legati agli interessi, ai bisogni, alle aspettative sia dei singoli che delle formazioni sociali qualificabili in senso religioso che ha il compito di intercettare, di ricondurre ad unità proprio per garantire l'unità e la tenuta del sistema. Il compito dell'ordinamento giuridico a tutti i livelli di produzione, dal livello locale al livello sovranazionale e viceversa, rispetto a questi fenomeni mutevoli legati al fenomeno religioso, è quello, tenuto conto della distinzione degli ordini, l'ambito religioso rispetto all'ambito civile, di orientare la società, di farsi guidare dai principi supremi che rappresentano appunto i binari all'interno dei quali svolgere, coordinare tutta una serie di compiti per la ricerca della regolamentazione migliore possibile appunto delle interconnessioni che si verificano tra questi bisogni, tra queste esigenze che appena un attimo fa enunciavo. È indubbio oggi constatare dunque che il fenomeno sociale e religioso presenta degli elementi di progressiva complessità che sono acuiti dalle trasformazioni in chiave multiculturale della società italiana, per cui a grandi linee, e riservandoci, come dicevo prima, di ritornare su questioni pratiche puntuali in un secondo momento, noi potremmo introdurre la questione facendo riferimento a due grandi questioni. Innanzitutto, se noi guardiamo quella che è la società italiana oggi, tenere conto, per esempio, della presenza in Italia di stranieri di cultura islamica, che provengono da aree geografiche distanti e che sono portatori di tutta una serie di esigenze legate alla professione di fede, al modo di concepire e di vivere la propria religiosità molto diverse tra di loro. Pensiamo ai temi dell'abbigliamento, ai problemi del rapporto tra la politica e la fede, al problema della famiglia,
alle questioni riguardanti l'esposizione dei simboli, l'alimentazione, le sepolture e tante altre, che sono, fotografano bene quello che è diventato la società italiana oggi, cioè una società multireligiosa. Nello stesso tempo l'Islam in particolare, ma non solo, ha avuto il merito di evidenziare in maniera molto chiara l'elevato, il persistere di un elevato tasso di confessionismo filocattolico all'interno delle nostre istituzioni e anche all'interno delle dinamiche politiche quotidiane. Una seconda questione riguarda invece lo spostamento proprio di ragionamento che si è avuto osservando il fenomeno religioso rispetto al passato e il modo come appunto questo ragionamento è avvenuto. Intendo dire che fino a qualche decennio fa, quando si studiava il fenomeno religioso, lo si studiava osservando quelle che erano le esigenze e i bisogni delle minoranze religiose, quasi tutte di ceppo cristiano, se si fa eccezione per le comunità ebraiche. E quindi il ragionamento ruotava intorno ai diritti che questi gruppi richiedevano e avanzavano, e quindi allo strumento delle intese considerato come approdo necessitato per poter riequilibrare il sistema dei diritti e delle libertà nel nostro ordinamento. Oggi, quando si mette al centro della questione il problema della religione, nuove questioni vengono poste sul tappeto degli osservatori, e mi riferisco a tutta una serie di visioni esistenziali che stanno diventando preponderanti nel dibattito politico e nel dibattito giuridico. Pensiamo all'unione di fatto, alle famiglie unigenere, al testamento biologico, al problema dell'eutanasia. Sono questioni su cui l'Europa intesa come Unione Europea e il Consiglio d'Europa, e in particolar modo l'azione svolta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dalla Corte di Strasburgo dei diritti dell'uomo, ha esteso il proprio ambito di competenze, e sviluppando e consolidando dei procedimenti erosivi degli ordinamenti nazionali secondo una visione sorpassata, che appunto immaginava dei confini invalicabili tra la dimensione esterna e la dimensione interna degli stati nazionali. Per cui all'interno di questa rinnovata atmosfera culturale e politica si è progressivamente percepito che la religiosità umana è un fenomeno che l'ordinamento giuridico non può continuare più a rilevare esclusivamente attraverso il filtro della contrattazione delle dinamiche di relazione tra lo Stato e le confessioni religiose, ma che invece deve essere riconsiderata partendo innanzitutto dai bisogni e dalle esigenze della persona umana, che è la causa prima dell'intero sistema politico e dell'intero sistema di governo. Un apprezzamento questo rivolto appunto alla persona umana, che va rinvigorito in quanto risulta per molti aspetti essere completamente assente dal dibattito politico attuale. Occorre dunque rimettere in sintonia, occorre armonizzare l'impianto generale della legalità costituzionale e il progetto costituzionale di disciplina del fenomeno religioso. Un progetto che risulta predisposto sulla base di due sottosistemi giuridici all'interno della nostra Costituzione. C'è un sottosistema generale che è relativo all'attuazione del diritto inviolabile di professione di fede religiosa della persona e dei gruppi, di cui agli articoli 19 e 20 e a loro volta collegati gli articoli 2 e 3, e c'è un sottosistema che è strumentale a questo appena enunciato, che invece riguarda proprio la materia dei rapporti, le dinamiche convenzionali che si creano, si sviluppano tra lo Stato e le diverse confessioni, cioè la cosiddetta materia pattizia, l'articolo 7,2 per quanto riguarda la Chiesa Cattolica e l'articolo 8,3 per quanto riguarda le cosiddette confessioni diverse dalla Cattolica. Ebbene, la ragione di questa non ancora pervenuta armonizzazione tra livelli costituzionali differenti relativi alla disciplina del fattore religioso, potremmo dire per brevità conseguenza di successivi malintesi interpretativi afferenti alla materia in oggetto, è a mio avviso da rintracciare nella incapacità dei poteri pubblici di riaffermare ed attuare concretamente le capacità mediative che sono contenute
nella nostra Costituzione, e quindi di ridurre progressivamente il divario tra il lessico normativo della Costituzione e il lessico sociale, frutto appunto di quelle dinamiche interculturali e interreligiose sempre mutevoli e difficili da cogliere nelle loro trasformazioni. Nella fase in cui ci troviamo, dunque, mi sembra non più procrastinabile l'esigenza di riaffidare alla Costituzione, ovviamente nella sua declinazione multiculturale, quindi attivando quei vettori normativi che in tal senso la Costituzione saggiamente, come voluto dai costituenti, contiene, quella giusta e quella coerente espansività politica che gli è propria e che è idonea, a mio avviso, a dar vita ad un nuovo orientamento metodologico in materia di disciplina del fattore religioso. Ma che cosa significa, brevemente e concretamente, riequilibrare le fonti costituzionali afferenti la materia religiosa? Significa innanzitutto delimitare l'ambito della normativa pattizia, quella concordataria se riferita alla Chiesa Cattolica e quella contenuta nelle intese se riferita alle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Perché dico questo? Perché l'esperienza ci insegna un dato incontrovertibile, nel senso che la materia pattizia, cioè il luogo della contrattazione, della mediazione contrattata tra i poteri pubblici, lo Stato e le confessioni religiose, che è nata per volontà del Costituente per rispondere alle esigenze peculiari tipiche di ciascuna confessione, di ogni chiesa, di ogni religione, è diventata nel tempo lo spazio dell'accaparramento dei privilegi, cioè lo spazio dove inserire non peculiarità tipiche di ogni confessione, ma dove inserire invece privilegi, esenzioni, agevolazioni a danno di altre confessioni religiose, a danno di altre comunità di fede. Uno spazio questo che alla fine continua ad essere riservato a pochi, perché in assenza di una legge generale sulla libertà religiosa spetta al governo esprimersi su che cosa? Sul carattere della confessionalità di un gruppo religioso. Per cui se non si è confessione religiosa sostanzialmente non si può entrare nel meccanismo della contrattazione ed accedere eventualmente alla stipula dell'intesa. E la Corte di Cassazione ha riconosciuto di recente il fatto che il governo ha l'obbligo di avviare la trattativa, e questo significa già, come dire, mettere nelle condizioni tutti i soggetti di poter aspirare a stipulare un'intesa di questo tipo, ma spetta comunque sempre al governo verificare se una comunità religiosa possiede o no il carattere della confessionalità. E se questo carattere poteva andar bene 30 o 40 anni fa, perché il modello di riferimento era appunto la Chiesa Cattolica con la sua struttura gerarchica e la sua organizzazione apicale, oggi il panorama religioso presenta delle modalità associate di organizzazione degli interessi religiosi che non rispondono più a quel modello. E questo però va detto in maniera chiara, perché la nostra Costituzione contiene altre esplicazioni semantiche corrette che sono affiancabili a quella di confessione religiosa, che permettono comunque ad altre tipologie organizzate di fede di poter aspirare eventualmente a stipulare un'intesa con lo Stato. Quindi si tratta di abbandonare l'abuso della categoria confessione religiosa e quindi non perpetuare quella discriminazione fra gruppi dominanti, cioè confessioni che hanno stipulato l'intesa, e gruppi marginali, le confessioni che sono prive di intesa, che ha prodotto e continua a produrre un grave danno riferito alla dimensione sostanziale della libertà e dell'uguaglianza religiosa di tutti. Ciò infatti ha spinto una certa dottrina a dire correttamente che in Italia le confessioni religiose senza intesa praticamente non esistono. Inoltre, fatto ancora più grave, la materia pattizia è diventata il luogo anche dell'attestazione di principi fondamentali che sono invece esplicitamente consacrati nella Costituzione, cioè utilizzare lo strumento della legge ordinaria, sebbene a produzione atipica, cioè la legge di esecuzione del concordato, la legge di approvazione dell'intesa, per ribadire i principi fondamentali che sono già contenuti nella Costituzione, significa alterare la portata istituzionale di questi principi, significa svilirne sostanzialmente la loro viva materialità.
Dunque, non aver limitato il circuito della materia oggetto della contrattazione, che poi nel tempo ha finito per ricomprendere tutta una serie di questioni che lo Stato laico avrebbe in realtà dovuto ricondurre sotto l'ombrello della propria sovranità ordinamentale e che invece sono diventate oggetto di contrattazione progressiva tra lo Stato e alcune questioni religiose e alcune confessioni religiose, ha nel tempo determinato un vulnus nell'equilibrio tra ordine civile e ordine religioso, finendo col trasferire dall'area della dimensione politica che riguarda la collettività in generale, che ha il suo fulcro nel Parlamento, a quella non politica della rappresentanza degli interessi particolari, dunque del negoziato tra gruppi di interesse, del negoziato tra poteri pubblici e lobby, una serie di istanze finalizzate a conservare aree di specialità a vantaggio di alcuni soggetti collettivi, facendo strame della laicità e quindi non dando la possibilità a tutti i soggetti religiosi presenti nello spazio pubblico italiano di poter concretamente dare corpo al diritto fondamentale di libertà religiosa. Attorno a questo nodo dunque si gioca il futuro della politica e del diritto pubblico della libertà religiosa in Italia. Da qui, come anticipavo prima, la necessità, secondo me, di dotarsi finalmente di una buona legge generale sulla libertà religiosa, che deve avere il suo nucleo duro nella libertà di professione di fede religiosa, sia in forma individuale che in forma associata, come recita l'articolo 19, con quella chiosa riferita alle delimitazioni esplicite per i poteri pubblici a tutela della libertà religiosa delle formazioni collettive degli interessi religiosi di cui all'articolo 20. Si tratta perciò di ribaltare l'ottica finora seguita dal legislatore, dai governi, dalle amministrazioni, anche da certa dottrina, muovendo dai bisogni della persona e non prioritariamente dalle richieste che provengono dalle confessioni. Una legge generale sulla libertà religiosa servirebbe inoltre a sbarazzarsi definitivamente della legge sui culti ammessi che risale al fascismo, la legge numero 1159 del 1929, relativo regolamento di attuazione, che ancora oggi regola l'esercizio della libertà religiosa di quelle confessioni che non hanno potuto accedere allo strumento dell'intesa, ma che anche non vogliono accedere allo strumento della convenzione con lo Stato. In Italia non sono mancati progetti di legge finalizzati a questo scopo. Ne sono stati prodotti ben 16. Il loro limite però è stato quello di non aver saputo adottare una visione generale ed imparziale del problema. Se noi andiamo a leggere i diversi progetti di legge finora presentati, la sensazione chiara è quella di trovarsi soltanto di fronte a delle brutte copie contenenti in sintesi temi già disciplinati in maniera assai più vincolante negli accordi tra lo Stato e le confessioni religiose, oppure la sensazione è quella di trovarsi di fronte a dei regolamenti che sono finalizzati a disciplinare la tutela della libertà religiosa soltanto, dico soltanto, attraverso lo strumento pattizio. Si tratta quindi di ripensare radicalmente la politica del fattore religioso in Italia. Questo non significa modificare la Costituzione. Questo non significa voler mettere in discussione l'utilità e la vigenza costituzionale del modello delle relazioni bilaterali tra lo Stato e le confessioni religiose. Significa semplicemente avanzare una più equilibrata collocazione di questo modello nel sistema costituzionale. Si tratta cioè di riscoprire, in sintesi, il buon senso della politica. Si tratta cioè di approcciarsi laicamente al valore della religiosità come comportamento dell'uomo e significa quindi riscoprire, in questo caso, la bontà dello strumento del diritto comune per definire innanzitutto in via generale le disposizioni di garanzia a beneficio dei singoli e dei gruppi e nello stesso tempo riaddurre alla legislazione contrattata e quindi al meccanismo delle intese, al meccanismo pattizio, la individuazione soltanto delle norme di promozione, cioè di quelle norme che servono sostanzialmente a garantire la diversità e la specificità delle singole organizzazioni di fede.